Per chi dice che il terrorismo non c'entra niente con la parola islamico, magari fa il paragone con la strage effettuata dal criminale norvegese qualche anno fa. Allora perché mai c'è un mare di attentati islamici dalle due torri in poi in ogni parte del mondo? Certamente l'Islam non è terrorista in toto. Ma certamente c'è una forte corrente che è integralista, dalla quale escono i terroristi islamici. Per chi dice che tutto dipende dal petrolio, ma i vignettisti di Charlie Hebdo c'entrano qualcosa col petrolio o sono stati uccisi per blasfemia, che col petrolio non c'entra proprio niente? Allora, certo. Per chi dice che l'Islam, c'è anche un Islam moderato, è vero, c'è anche un Islam moderato, però lo stesso Islam moderato non è passato attraverso l'umanesimo e l'illuminismo, la libertà di coscienza, di pensiero, di stampa, gli è molto lontana. Questo non vuol dire che dobbiamo accomunare tutti sullo stesso piano, dobbiamo distinguere, ma sapendo anche quali sono le differenze profonde. Per chi dice che non bisogna mai muoversi, che bisogna sempre essere ultrapacifici, no? Lo stesso Papa Francesco che poi condanna l'America per i bombardamenti sull'ISIS, la mia domanda è, senza quell'aiuto aereo dato ai curdi, cosa sarebbe stato dei cristiani, degli yazidi, delle altre minoranze? È troppo facile dire bisogna fermare in quale modo? Ricorrendo all'ONU, sapendo bene che forse l'ONU non interverrà mai o interverrà in tempi ritardati, ultraritardati, quando ogni strage sarà compiuta. Di fronte al terrorismo islamico bisogna usare criterio e ragione, distinguere tra i terroristi, tra una cultura che gli è vicina, tra un'altra cultura grigia che non prende posizione, tra la massa degli islamici che non approva assolutamente, ma bisogna anche conoscere le differenze, non annacquare il tutto sui pochi strani terroristi pazzoidi che si aggirano colpiti da non so quale rivelazione e portano massacri nel nostro mondo. C'è un pericolo ideologico, culturale, che però gode anche di molti aiuti, e perché poi, ed è anche politico-militare, c'è gruppi islamici integralisti che hanno vero finanziamenti da una serie di stati e di enti. Questo pericolo non va esorcizzato diminuendolo, va fissato bene, va guardato fino in fondo e va affrontato con fermezza e prudenza nello stesso tempo. Thank you.